Abbiamo voluto finanziare questo progetto, che è un progetto speciale e innovativo. L'abbiamo voluto finanziare nell'ambito di questo fondo che abbiamo, nell'ambito del piano sociale che da poco abbiamo approvato per quanto riguarda il prossimo triennio. Ho ritenuto un progetto valido che permette appunto di mettere in campo una serie di azioni che sviluppa il turismo, però accessibile, ovvero permette a tutte le persone, anche quelle in difficoltà, di accedere a questi posti e avere una vita anche più dignitosa, perché spesso noi ci dimentichiamo di queste persone. Invece io ritengo che in Abruzzo nessuno debba rimanere indietro, e quindi tramite una serie di iniziative, anche in musicoterapia con l'utilizzo di tanti fattori, cercheremo di includere queste persone e rendergli la vita più agevole. È un progetto che il BIM ha sposato in pieno, perché parliamo di ragazzi, di giovani diversamente abili, di persone che magari hanno un po' di difficoltà rispetto a noi, e quindi vogliamo valorizzare puntando all'aspetto naturalistico, portando nei posti della nostra montagna teramana, assaporando la natura insieme anche alla musica, agli animali, per cui è un progetto di nicchia, un progetto pilota che vorremmo che fosse una cosa costante durante tutto l'arco dell'estate in provincia di Teramo. Noi abbiamo voluto dare un contributo fattivo e economico, perché dobbiamo veramente capire quali sono le problematiche di queste famiglie che anche nei periodi estivi magari cercano delle situazioni come queste. Ecco, noi stiamo dando l'opportunità a queste famiglie di credere nella territorialità, nelle associazioni di volontariato e negli enti che promuovono queste cose.